Ci siamo signore e signori, buonasera anche oggi ad una nuova live fuori controller. Inizia questa terza settimana di live sempre con il retro gaming, perché è sempre domenica. E io inizierei con ringraziare tutti quelli che mi seguono sul canale. E nel frattempo ha già scritto qualcuno: il pupotto è per lo Zarri Pipurra, grazie. E bel ciuffo, sì, io ancora non ho approfittato della fine del lockdown. Ciao Misael, grazie per essere iscritto, ti ho ringraziato la settimana scorsa, no, tre giorni fa, giovedì, in diretta, perché ho visto che ti eri iscritto. Grazie perché sei qui, grazie perché commenti. Quindi sto dicendo, non ho approfittato della fine del lockdown per andarmi a tagliare i capelli ancora, anche perché avevo fatto un taglio allucinante. Ma quella barra, ecco la barra, la novità di oggi è la barra, l'obiettivo da raggiungere. A che cosa serve una game capture? Una game capture serve a poter registrare sostanzialmente altre cose sul canale, esempio la Switch, perché grazie ancora Misael. Perché ho intenzione di portare nuovi giochi, alcuni di questi sono per Nintendo Switch e mi serve un modo per collegarla al computer. Quindi se raggiungiamo l'obiettivo donazioni che abbiamo qui in alto, riuscirò a portarvi nuovi contenuti. Quindi per adesso è messo qui, abbiamo un mese per raggiungerlo, sono già inseriti i soldi delle donazioni delle volte scorse, di conseguenza l'ho messa per farvelo vedere, così anche voi siete spronati a vedere quanto manca. Oggi noi continueremo con Tomb Raider. Se vi ricordate, la settimana scorsa ci siamo fermati in un loop infinito alla ricerca di un ingranaggio che non c'era. E se in un mese non ci arriviamo, in un modo troviamo la soluzione, il pupotto, non ti preoccupare. In qualche modo troviamo la soluzione. Quello che vi stavo dicendo era, sì, il loop infinito di Tomb Raider. Siamo poi andati avanti a livello 4 senza ottenere risultati, perché non abbiamo capito dove andare. Però io già ho il gioco aperto, perché ogni volta ci sono problemi che non riesco a risolvere per avviare il gioco, quindi l'ho aperto tipo mesi prima, così già la vedo, niente svucci, niente mood negativo. Ma che c'entra, non ti preoccupare, ancora, ma fra un mese tu già sei in mood negativo per cose che sono fra un mese, non ti preoccupare. No, stavo dicendo che io vedo in background il gioco e già vedo una fessura che non abbiamo esplorato, quindi potremmo iniziare da lì. Però siccome sono stato rimproverato, per così dire, che non seguo la chat perché sto sempre a giocare, oggi mi dedicherò molto alla chat, quindi ci fermeremo spesso durante il gioco per poter dare un po' di risposte. Farò partire questa settimana su Instagram, quindi seguitemi anche lì, un sondaggio per capire quale gioco portare per Nintendo Switch. Ci portiamo avanti già su questa cosa, in modo che possiamo scegliere con calma, può arrivare il gioco e possiamo anche provarlo, in maniera che verrà uno streaming decente, per così dire. Va bene, visto che sta anche terminando questa canzone, che suppongo che voi state sentendo, io inizierei a questo punto col gioco. Se qualcuno dovesse entrare in chat, io mi fermo, rispondo, saluto e tante belle cose. Ah, un altro vi ricordo, anzi vorrei fare vedere che sul mio canale, qui sotto su Twitch, ho aggiunto la programmazione, quindi voi vedete quando sono live, quando sto per essere live e quando sarò live, così non vi potete lamentare mai. Perché poi mi dite, ah, io pensavo alle 9:30, il pupotto, come disse il buon Conte, adesso fai il nickname di chi ti ha rimproverato. Dolland mi ha rimproverato, proprio lui è stato, in diretta tra l'altro, mi ha detto, perché tu non rispondi mai alla chat, e poi la settimana scorsa mentre giocavamo vi siete lamentati, perché voi siete intenti a giocare e non rispondete, e quello è un gioco in cui è un po' più complicato rispondere, e quindi stiamo lì a giocare, mentre questo è un gioco in cui ci possiamo fermare, posso mettere pausa, quando stai giocando online non puoi mettere pausa. Allora, vediamo se io riesco in un colpo solo a farvi vedere il gioco, stavolta sì, dai ragazzi, non è successo niente, di solito sempre catastrofi, ora lo farò partire e si bloccherà, no, speriamo di no. E allora andiamo al gioco, ok, sì, avevamo salvato più o meno qua, io penso che voi lo sentite il gioco, io lo sento fortissimo. Quindi mi sa che a un certo punto cercherò di risolvere questo, forse dal gioco stesso lo risolvo.
Vediamo. No, vabbè, lo abbasso solo per me. Lo abbasso solo per me, se riesco. Se riesco, vediamo un po'. È già molto basso, allora sono molto alto io con le cuffie. Fatemi sapere se il gioco si sente, perché io me lo sono abbassato un po'. Allora, come potete vedere, lì in alto, è il punto no, credo do, che dobbiamo raggiungere noi. Però qui, guardate, ora non si vede, perché prima si vedeva. Qui sulla sinistra c'è una fessura che possiamo raggiungere, che abbiamo sempre ignorato, amabilmente. Comunque se Dollan dice che qualcosa, dice qualcosa sono solo per di saggezza. Sì, lo so. Lo so, lo so. Gli staranno fischiando le orecchie in questo momento, probabilmente. Allora, la volta scorsa noi non eravamo andati oltre questo punto perché sbagliavo io fondamentalmente. Ma ora vi mostrerò come. Tan 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 tan! Questa fessura noi non l'avevamo vista. Io completamente. Nessuno di voi mi ha detto: Zar, Zar, c'è una fessura là a destra. E quindi non l'ha vista nessuno. Dobbiamo raggiungerla. Non sarà facilissimo, ma ci proviamo. Perché io al solito non sono in grado. Qual è il tasto salto? Questo. E il tasto aggrappo? Questo. Non ce l'ho fatta. Perché non ce la faccio mai. Il tasto aggrappo era questo. Sì, era questo qui. Dai, ma ce la facciamo. Non perderemo i loop infiniti come lì nella cascata. O ce la faremo. Tant'è che il nome di oggi della live è Ce la faremo, perché mi sembrava abbastanza indicativo della situazione drastica che stiamo vivendo in questo videogioco. Allora, salta e aggrappati. Aggrappa! Non si aggrappa, ragazzi. Allora non è questo il tasto per aggrapparsi, semplice. Eppure sì, perché. Sì, è questo il tasto azione. È quello il tasto azione. Forse. Allora devo provare a saltare senza prendere la rincorsa. Vediamo, proviamo a fare questa co. E il botto sei stato bannato. Sei riuscito a farti bannare nonostante io abbia fissato il botto. Complimenti. Ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta. Che cosa è scritto il pupotto? Che cosa è scritto? Mi ha bannato per aver detto cosa? Se tu hai detto qualcosa che non potevi dire, è normale che ti ha bannato. Volevo mettere a Vier Zanetti. E ora te l'ha fatto scrivere. Quindi che cosa hai fatto che non potevi fare? Forse l'hai scritto troppo maiuscolo. Allora, vediamo qui un po' che c'è. Se metto il punto davanti. Se metto il punto davanti la J ti banna. Ma chi lo sa perché? Ah, perché un sì, perché lo vede come spam, come sito internet. Punto qualcosa lo vede come spam e automaticamente banna. Sono caduto, sì. Giusto così. Vediamo un po'. Ma perché dovessi mettere il punto? L'hai potuto scrivere senza punto, va bene così, no? Allora, che c'è di qua? Di qua si cade e si torna indietro. Noi invece dobbiamo andare qua dall'altra parte. Il ciuffo simile a verde, magari. No, non penso. Allora, vediamo un po' qui. Cosa abbiamo sbloccato? Una. Ah, ma io sono venuto. Qua era dove abbassavamo la leva. Dovresti vedere i piedi? Certo, di Zanetti, preciso, identico. Forse soltanto quando corro, neanche. Allora, io ora. Ah, qui ci posso tornare. Sì, Dollando così si intromette senza dire niente. Allora, abbassiamo. Ah, alziamo la leva. L'ho riportata a posto. No, quella andava abbassata, mi sa. Sono intervenuto solo per sar fastidio. Devo cenare. C'è gente che cena a queste ore, a ore tarde. Io non riesco ad andare. Ah, ok, ce la faccio. Ok. Mamma mia, mamma mia che numero. Attenzione, Zar trova un altro ingresso. Vediamo se conclude qualcosa con questo ingresso.
Sì, riesci a saltare. Mi vedono la famiglia. Dolan, però dopo ti aspettiamo. Però dopo ti aspettiamo. Ah, una leva, che bello! Ma audio cosa del gioco? Non si sente. Audio di 5 minuti non c'è, non c'è, non c'è. Ha ben pensato che ormai essendo... Io non ho visto che fa questa leva, quindi la rimuoverò. Ha ben pensato che essendo finita la quarantena si poteva uscire, quindi ha deciso che era il momento di uscire. Ah, sposta questo coso davanti. Ah, perfetto, perfetto. Perfetto, sì, è il pupotto a letto. Purtroppo la chat sembra non è a tempo e quindi. Allora, quindi devo spostare questo con quella leva lì che spostava all'inizio. Allora, vediamo un po'. Ok. Vai. Vai. Forza. Forza, forza. Allora. Ora che ho spostato questa. Come la raggiungo? Ah, la raggiungo perché si è aperto questo qui. Giusto, giusto, giusto. Stasera live di fuoco, sì, ciao Rika. Sembra giusto live di fuoco. Manca Franny, siamo al completo. No, non siamo mai al completo. Noi speriamo sempre che venga altra gente. Chissà se riuscirò a saltare da quella parte. No, ne dubito. Ma ci proviamo. Ce l'ha fatta, ora devo riuscire ad andare di là, che non sarà facile anche questo. Ok, ora devo riuscire ad andare di là senza morire. Ragazzi, io... Esatto, sono caduto. Che cosa parla a fare? E volevo dirvi che morirò. Però ve lo stavo anticipando, siccome può essere cruenta la scena, ve la volevo anticipare. E intanto sono caduto. Devi muoverti lentamente, sì, lo so, è che mi dimentico di premere il tasto perché mi scoccia e quindi. Il sesto shift. Io vorrei capire come. Se io premo il tasto azione qui, lei se ne. Si cala? No, non si cala. Quindi come si scende senza suicidarsi? Non è facilissimo. Così, comunque. Allora. Proviamo di nuovo a saltare. Ragazzi, guardate che geometrie, eh. Tutti sognano una ragazza con queste punte qui. E sono caduto. Perfetto. Perfetto. Ora salvo. Chi se ne frega. Faccio un bel save state e ce ne usciamo tutti quanti così non cado più. Non ho detto niente. Miracolo, non sono caduto. Io faccio un save state qua. Allora, file, save state. Slot 1, perfetto. Non ha saltato, meno male che ho salvato. No, non gli piace. Load state, slot 1. Ok, ce la puoi fare. No. No. Allora, file, load state, slot 1. Comunque noto come Lara Croft salti come Mila Tsuki quando va a muro. Dici? In avanti? Ok, io risalverei qua. Risalverei qua. Perfetto. E stavolta ce la portiamo a casa, me lo sento.
Me lo sento. Ragazzi, io ve lo dico, potremmo morire. Io ve lo dico, potremmo morire. Invece no! Incredibile. C'è un'altra leva. E cos'è questo coso qui? Cos'è questo coso qui? Cos'è? Questa specie di teschio tremendo. Cosa sei? Non si può interagire con te niente. Apriamo questa. Abbassiamo questa leva, vediamo che succede. Ok, si è aperta quella porta. Ora però mi ricordo che se ne apri una, se ne chiude un'altra. Tra l'altro è passata una settimana, non è che... Io non devo morire qui ora. Attenzione. Salviamo. Non devo morire qui. Ok, non sono morto. E questo è un buon punto di partenza. Allora, dovevamo trovare... Allora, venivamo da qui, giusto? Dinosauro, ma dove sei spuntato tu? Mi hai ucciso, tra l'altro. Da dove è spuntato? Mi ha ucciso, ma soprattutto da dove è spuntato? Allora, ci curiamo. E ne ho uno solo di questi. Ma li devo curare per forza. Per forza. E salviamo pure. Ma salviamo proprio il gioco. Il gioco. Come si fa? Game. Salva. Ok. Non c'era nessuno prima. Com'è che sono spuntati i dinosauri? Perché di qui è da dove sono venuto e li ho uccisi. Poi allora, c'erano varie leve. Una era qui e non si poteva premere. Ti portava giù da un'altra parte, facevi il giro. L'altra invece si trovava a sinistra, se non erro. Esatto. C'era un bel giro da fare. Ah, mi pare che qua si moriva facili però. Sì, perché qua a terra, se mi fa guardare, c'è quello lì. Esatto, quindi noi ora salviamo cercando di non morire. Salviamo cercando di non morire. E tanto moriremo, io ve lo dico prima perché cadrò, è chiaro che cadrò. Invece no, miracolo. Proviamo a abbassare questa leva. L'ho alzata, ma è sceso. No. No, vabbè, allora posso salvare lo state, inutile che, caricare lo state, inutile che mi riporto lì dove c'è la morte certa. E allora devo buttarmi lì giù e muovere l'altro. Sì, devo buttarmi giù, muovere l'altro. Ma sicuramente muoverò quello e si alzerà. Se ne abbasserà uno, lo devo muovere anche l'altro. È un po' complessa la cosa, perché mi devo buttare giù di qua. Ok, dove c'erano i lupi. Poi... Andare di qua dove ho spostato una cosa, c'era un'altra leva, se non sbaglio. Vabbè, che sei inutile proprio, Lara. Quando fai queste cose, però vabbè, ce l'abbiamo fatta lo stesso, quindi ok. Se non ricordo male c'è una leva qui, esatto. Per ora mi abbasserà una cosa e ne alzerà un'altra. No! Oh, tutte e tre abbassate, incredibile. Siamo riusciti in soli 20 minuti e neanche, perché abbiamo fatto tutta la prima parte social. E ora devo buttarmi tipo di qua, esatto. Siamo riusciti a sciogliere questo gruppo. E dubito che sia solo un livello. Ah, perché lì c'è la pietra che crolla, vero? Sì. Lì c'è la pietra che crolla. Intanto salverei, facciamo così. Intanto salviamo. Salvo.
poi vediamo che succede da questa parte. Non mi piacciono questi totem messi così. Esatto. Ma quelli ti ammazzano. Perché mira Lara a quel coso esattamente? Perché mira a quel coso? Se non fa assolutamente nulla, cioè non mi sta facendo assolutamente nulla, perché mira a qualcosa? Sono mummie. E lei gli mira. Perché gli miri? Perché tipo se prendo questo coso mi ucciderà? Nulla di tragico, cioè non in quei cosi, nel senso Laura continua a mirarli, tant'è che non ci si avvicina, cioè io provo a avvicinarmi, ma non ci si avvicina. Sono brutti forte comunque. Vabbè, vediamo. Guarda che bei bug. Ah, si è mosso. In realtà è semplicemente crollato. E ora non gli miri più ora? Ora non gli miro più. Vabbè. Ragazzi, che buggoni. Giochi del 1990. Allora, questa era la discesa da dove cadeva la pietra rotolante. E continua a cadere, ma stavolta dovrei riuscire a evitarla. Esatto, perché mi sposto. E cosa ha aperto lì su? Cioè, ha aperto qualcosa, ma cioè, è crollato il tetto. Qui si è richiusa la porta. E si sono richiuse pure quelle. Quindi? Un po' confuso, sono un po' confuso. Allora, salviamo, direi. E vediamo. Sinceramente non ho idea di cosa fare ora che ho sbloccato questo sto coso. Io rimuoverei questa leva. Ma l'ho riportata su e non è successo niente, nel senso che si dovrebbe essere chiuso qualcosa. Perché si era aperto, ma è chiuso, è già chiuso. Se la riapro, non me la fa manco riaprire, penso un po'. E quindi, qua è da dove sono venuto e non si può più, figurati, non si poteva prima, figurati adesso. Qua è chiuso. E se vado qua verrà la roccia di nuovo? Che mi uccide di nuovo? No. Cosa? 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 Io ho preso, allora, vediamo l'inventario. Qui non c'è. Ah, qui. Questo coso. Non ben identificato. Allora, l'unico posto dove posso andare è tornare indietro di qua. Se mi ci fa andare. Sì. No, non mi ci fa andare perché sono crollate le cose e non si può più andare. Ok,
Non ho idea, sinceramente, non ho idea di cosa fare. Che è tutto chiuso, tutto bloccato. Guarda che bug, mamma mia. Io mi ributto. Vediamo se mi risegue un'altra pietra. No, pietre non mi seguono più. Allora, qui su, io non riesco neanche a vederci bene. Di qua è chiuso completamente. Di qua è chiuso. L'unica cosa è quella leva lì. Però questa leva qui non me la fa muovere più. No, non lo so. Ok, allora, c'è qualcosa qui nei paraggi che io non vedo chiaramente perché sennò dove usare quell'oggetto che io ho preso? Tipo qui, al centro preciso. Ma gli oggetti dovrebbe usarli in modo automatico, se io... No, no. No. E qua è da dove sono venuto. Comunque non c'è dove... Oppure no? Qua è da dove sono venuto. Qua è da dove sono venuto. E mi sta facendo tornare. È il famoso posto dell'ingranaggio. Quindi non avevamo finito il livello. Io non mi ricordo. Però allora, qua è da dove sono venuto. E quindi questo coso che ho preso si deve usare da qualche parte. Ma non mi ricordo. Non mi ricordo completamente se l'abbiamo fatto la volta scorsa. A questo punto se abbiamo finito il livello oppure no. A questo punto no. C'è un tizio che scappa. Cioè, ma chi è questo tizio? Spara tra l'altro questo tizio, quindi sto per morire pure male. Sono morta. Sono morta. Beh, ma mi sono lasciato uccidere perché non sapevo che ci fosse un tizio. Vabbè, abbiamo capito se è morta. Beh, io ho salvato, tanto quindi adesso che so che c'è. Adesso che so che c'è. Mi attrezzo in tal senso. Intanto mi curo, prima di tutto. Esatto. E poi cerchiamo di capire questa situazione di questo tipo che ovviamente da qui non si vede. E devo però sbrigarmi a scappare perché sennò... Forza, Lara. Ok, è morto. No, è vivo. Well, you have my Ah. total attention now. Che I'm sta not quite sure succedendo? if I've got yours though. Hello? I'll heal and hide you to a barn door yet. Of course. You and that driveling piece of the skion. You want to keep it so bad? I'll harness it right up your... Wait. We're talking about the artifact here? Damn straight we are. Right up. Hold on. I'm sorry. This piece you say. Ma se lui ha Where's the sparato rest? finora, non so Snap would put cosa. Pierre DuPont on that trail. And where is that? Ha! You ain't fast enough for him. So you think all this talking is just holding me up?
I don't know where his little jackrabbit frog legs are running into. You'll have to ask Miss Natalie. Esatto, era ovvio che lui tentasse prendere la pistola. Finito. Ah, dovevo semplicemente venire qui. Non ho preso segreti. Non si sa come. E dovevamo uccidere questo tipo per finire la missione. Bene. Proprio benissimo. Andiamo avanti. E ora? Che succederà? Si è chiuso. Si è chiuso. E beh, l'avevo detto che non avevo avuto problemi nel gioco per necessariamente avere problemi adesso. Cioè, voglio dire. Allora, visto che si è chiuso, io secondo torno qui. Nel frattempo lo riavvio. È un problema, perché se si chiude sempre su questa animazione devo trovare una soluzione per non farlo chiudere. L'audio è quello del gioco, quello che state sentendo, quindi intanto sta partendo. Io ora avevo salvato, ma non avevo fatto un save state, e quindi devo riucciderlo. Devo necessariamente riucciderlo. Intanto cerco di farvelo vedere, che se non è immediato al solito, perché allora sì. Vediamo se spunta. No, spunta. Vediamo se spunta. Dai, forza. Ce la puoi fare. No, non ce la vuole fare. Non ce la vuole fare. Vediamo. No. No, non vi vuole fare vedere il gioco. Noi ce la faremo. Stai dicendo che abbiamo finito il gioco, il livello. E poi non siamo riusciti ad andare avanti, che lo si è bloccato, però adesso riesco a farvelo vedere. Sì, ok. Impressionante, cose tutto questo potrebbe fare un livello, questi 31 minuti. No, ma era un livello di prima, quindi non ci abbiamo messo. Cioè, devi sommarlo a quello di prima, giustamente, non è per perdere poco il tempo. Allora, ritorniamo a uccidere il tipo. Farò un save state. Magari non si blocca. Magari non si blocca, non sarà facilissimo. Quello mi spara anche sott'acqua. Guarda che fedente. Dove sei messo? Io credo che salterò il video, perché se salto il video non si blocca. Ok, lui è a terra, io continuo a sparargli e ora dovrebbe partire l'animazione. Esatto. Io un secondo. Fammi andare avanti senza bloccarti, perché non ho fatto save state, non ho fatto un gran fico secco. Save state, vediamo. Dai. Vai avanti. Ok. Non ho visto animazione niente, perché se ci vedono l'animazione si bloccava, ero quasi sicuro. C'è qualcosa di cattivo. Quello è un. Sono leoni. Come dovrei rimanere vivo a dei leoni? Forse ho bisogno. Ah, uno è morto. L'altra mi sta uccidendo. È morta pure l'altra. Ragazzi, ma i leoni. Senza preavviso. Ma vi rendete conto? Io finisco i medikit in questo modo. Tanto salvo. Medikit ne ho due. E noi lo usiamo ora. Tanto salviamo. Se siamo riusciti ad andare avanti. Prima di tutto. Poi ci curiamo. Con quel poco che ci è rimasto. Ok. E poi andiamo. Iniziamo a esplorare. Vediamo che succede. Allora. Vediamo. Qui no. Io non so più neanche a che livello siamo, perché mi sono perso di tutti i passaggi. Allora, qui non c'è niente.
c'è niente. Ah, ma che fatica Lara ogni volta a fare queste cose. E vabbè, ma dopo che vado di là, che cosa ci ho concluso? Assolutamente nulla. Ora che sono qui, salve a tutti. Allora, ma io in tutto questo ho ancora quell'oggetto, vero? Sì, questo coso. Allora, lì su ci arriva, secondo voi? No. È inutile sognare, vero? Dai, ci proviamo. Ovviamente non ci è arrivato. Dai, però ci ho sperato. Poi c'è un... suoni, vento. Si capisce cosa c'è qui sotto. Non sparare gratis. Allora, qui c'è una porta. Ma non dice, non fa niente. Cioè, di solito si lamenta, gli dico... cioè, mi dice no, o fa qualcosa. Invece qui non fa niente, quindi mi sa che si fa da un'altra parte, perché non fa proprio niente. Ok. Questo coso qui si sposta. Stesso coso si sposta, secondo me. No, non si sposta. Sì, e ora il pupotto cerchiamo. Perché se io premo il tasto... ok, spinge, perfetto. Ah, ok, ho aperto una porta. Spostando questo coso, perfetto. Sì, ho aperto quella porta lì, nella fattispecie, quella che non riuscivo ad aprire. Una scimmia, un gorilla, che però è morto. Un gorilla era. Ah, ce n'è un altro. Ma io, la mia domanda, cioè proprio semplicemente, no, devi sparare, non solo saltare, che se salti soltanto non comunque. La mia domanda è: i gorilla e i leoni in un posto chiuso che cosa ci fanno? Qui c'è una leva. Per non sbagliare, questo gioco abbiamo capito che è il gioco delle leve. Qui su c'è un'altra leva. E suppongo che di là ce ne sarà un'altra ancora. Vediamo. Vediamo un po'. Allora, di qui non ci sono leve. Non ci sono leve. Ok, allora io farei prima quella su. Così, a sentimento. Forza. No, no, dovevi abbassarla e basta. Basta, ok. Twitcherina 1506 è bellissimo. Veramente bellissimo. Questa leva che cosa ha fatto? Questa leva non ha fatto niente, non mi ha fatto vedere nulla, quindi forse devo farle entrambe. Ok, ora che ho fatto entrambe le leve. Ho sentito un suono di qualcuno da uccidere. Sì, là, un altro gorilla. Da dove è spuntato fuori esattamente? Da dove è spuntato fuori esattamente? Da qui. Ma non c'era nulla qui. Ora, da dove sei uscito? Illuminami. Mm.
Io sono più confuso che persuaso. Anche perché appunto queste leve non mi hanno detto nulla. Io le ho abbassate e loro non hanno fatto niente. Allora, provo a tornare di là, nella stanza grande. Vediamo se è successo qualcosa. C'è un tipo che scappa, peraltro. Quindi non vuole combattere, vuole scappare. No, ora sta sparando. Mi sta anche facendo male. Si è nascosto tipo malissimo. Dov'è? Dov'è? Fratello, dove sei? Dove è finito? Ragazzi, i corpi non scompaiono, nel senso, da qualche parte deve essere. Io però non lo vedo più. Dov'è finito? Perché non si è fatto uccidere secondo voi? Voleva vivere. Torniamo in quella stanza lì. Non c'è più. Ragazzi, scomparso nel nulla. Come ha fatto? Insegnami, maestro. Dove sei finito? Non c'è. Beh, io comunque devo trovare un modo per arrivare lassù, senza evidente. Devo spostare quel masso e aprire di là e poi arrivarci in qualche modo. Quindi intanto spostiamo, tanto questo è scomparso. Boh, salviamo intanto. Vediamo se riusciamo a spostare sto coso di nuovo. Magari il tipo ritorna. No, no, devi spostare il masso là, non devi salirci sopra, devi spostarlo. No! Ok. Ok, si è aperto, ma io devo capire come arrivarci, perché non è che io lo riesco a vedere questa cosa. No, basta, rimani così. Ora ci puoi salire. No, forse non ha senso salirci sopra. Allora, vediamo un po'. No, no. No. Allora. Quello cos'è? Qualcosa lassù. Allora, per arrivare lì. Chissà dove è finito quello lì, ragazzi, veramente nel nulla è scomparso. Allora, e io forse riesco a aggrapparmi lì su, forse. Boh, ci proviamo? Ti pareva, cadeva a terra. Aggrappati. No, ma ce la poteva fare. Ce la poteva fare. Non ce l'ha voluta fare, ma ce la poteva fare. Vediamo se c'è un altro posto più facile. Ma io quelle leve, voglio sapere, quelle leve che hanno fatto? Okay, io le ho abbassate, ma loro non hanno fatto nulla.
pensavo mi aprissero qualche cosa, qualche modo per arrivare lì su anche, no? Non c'è niente. Niente. Tipo qui un passaggio segreto. Niente. Ok. Troviamo un modo per arrivare lì su. Tipo staremo qui fino a fine live, un'ora e mezza a cercare come arrivare lì su. Ah, potrebbe essere. No, allora, qui non ci arriva, anche con tutta la buona volontà non ci arriva lì su. Se salgo qui non concluderei niente. Perché di lì poi non. Anche se fosse tutta a destra non ci si aggrappa. Oh, posso provare, vediamo. Vediamo, tanto nulla per noi. Oh, non devi salire, devi spingere. Spingi. Ok. No, sempre spingere, devi spingere. Mettiamo caso che questa vada qui. Ok, in modo che io possa saltare e andare lì, ma me lo farà fare, ma vediamo. No, secondo me no. Invece sì. Pazzesco, ragazzi, pazzesco. E ora mi dobbiamo far andare anche di là? Secondo me no. A parte che cado, perché se non cado non sono contento, ma questo è un altro paro di maniche. Allora, ricominciamo il salto verso il nulla. Ok, e il primo è andato. Vediamo se mi fa fare anche il secondo. No! Qualcuno mi dica perché. Non devi, devi grapparti sto. Quando sale, e questo è il problema di avere un tasto che fa tutto. Sa molto come l'iPhone, un tasto per fare tutto. Ora non si è aggrappata perché poverina, una cosa sola per volta al solito può fare. Ce la faremo. Io infatti sa che faccio, salvo. Allora, file, salvo. Ok, dicevamo. Ok, ah, c'era un medikit, quella cosa che glitchava era un medikit. Grazie, molto utile, molto. Allora, io ora potrei o andare avanti, semplicemente, o di lì. Secondo me lì c'è un segreto. Forse riusciamo a prenderne uno stavolta. Forse. Perché di là si va avanti, ma di qua si farà qualcos'altro. No! Suicidarsi. Cosa si fa di qua? Suicidarsi. Allora io ricarico, me ne frega niente. E salverò anche lì su. Allora, dove ha salvato? Ah, ho salvato. Non ho caricato. Ma ero qui? Se mi fa. Ho salvato o ho caricato? Niente, ho salvato. Ma che genio. E vabbè. No, ma tra l'altro. Ma che cosa ha fatto? C'è quella porta ancora chiusa? Quindi non avevo salvato? No, quindi non avevo salvato. Perché? C'è quella porta ancora chiusa. Questo coso ancora non è spostato. Quindi ancora devo uccidere il gorilla. Sì, ancora mi sa che devo uccidere il gorilla. Mi sa di sì.
Vediamo un po'. Vediamo un po', mi sa proprio di sì. Sì, devo ancora uccidere il gorilla. Allora, dovevo ancora uccidere il gorilla. La leve servono per aprire questa porta, almeno adesso lo so. Ma il terzo gorilla da dove spuntava invece l'abbiamo scoperto? Che veniva da qui. Ok, però adesso so che le leve servono per aprire la porta, almeno. E poi non aveva salvato, evidentemente. Pazzesco. Perché? Ma io avevo salvato. Ma io avevo salvato il gioco normalmente. Avevo salvato il gioco normalmente, allora lo carico. Esatto, l'avevo salvato qui. Avevo aperto quella porta, però no. Fammi capire. Però questo l'avevo ucciso stavolta. Vediamo un po'. Sì, questi li avevo uccisi. Sì, che sono qua morti. Ok. Va bene. E c'era il tipo. E già il tipo era scappato, era scomparso. Ok, va bene. Quindi ora devo spostare questa per aprire lì sotto. No. No, ho detto. Devi spostare. Bravo. No, dobbiamo fare aprire quella porta e tornare indietro per poi saltare. Ok. Ok. Ora mi manca un po' la telecamera. Oh, così. Si vede la mia panza. Allora. Spostiamo questo qui per salire su. No. Qui è dove io teoricamente avevo salvato, dove poi praticamente in realtà lui non aveva salvato perché non gli era piaciuto il mio save state. Allora, che si fa? Tanto si sale qui e si salviamo normalmente, così ci troviamo un passo avanti. Ok. Dopodiché faccio salva stato. Salvalo però. Ma chissà se l'ha salvato. Ok. Ok, recuperiamo questo e salviamo. Salva. Ok. Io che sono venuto qua su, è servito a qualcosa o no? No. Segreti, cose. Ma che? Non serviva proprio un gran fico secco. Ha un gran fico secco. Niente. Ho fatto una passeggiata sul tetto. Va bene. Eppure ero abbastanza certo che serviva a qualcosa, ma uguale. Aggrappati. Ok. Pure le ombre ci sono in questo gioco, incredibile.
Di lì, dai, di lì c'è qualcosa, è evidente. Ma io come ci arrivo? Però di là non ci arrivo. Però io di là ci devo andare. Però io di là ci devo andare. Allora facciamo così, salviamo qui. Così se non è nulla, poi ci ritroviamo in questo punto, che è quello che ci interessa a noi. Ma cerchiamo in qualche modo di arrivare di là. Che ci arriviamo tornando indietro prima di tutto. Non salta, perché non salti? Vabbè, tanto comunque dovevo scendere. Allora, ok, allora aggrappati. No, devo prendere la rincorsa. Ci proviamo con la rincorsa. Se no non ci arrivo in altri modi. Ci proviamo con la rincorsa. No, perché non si è aggrappato? Siamo al primo del tasto. Allora, vediamo un po'. Proviamoci con la rincorsa. Se no ci proviamo da lassù, che è più in alto. Potrebbe essere un'idea. Proviamoci con la rincorsa. No, è una cosa alta con la rincorsa. Ci riprovo con la rincorsa. Però faccio un save state perché mi sei qua a ricadere. Allora, file save state nel 2. Con la rincorsa ce l'ha fatta. Perfetto. E dobbiamo andare lì con la rincorsa per forza, perché figurati. Però salviamo. Ok. Ah, ok. Cioè non c'è nulla. Mi stai dicendo dopo tutta sta fatica? Non c'è nulla? Tu veramente mi stai... Hai il coraggio di dirmi che dopo tutta sta fatica non c'è nulla? Veramente? Cioè, qui ci arriveremo, tipo... Probabilmente dopo. Cioè, fatica inutile. Ok, dillo prima. Proprio, proprio fatica inutile si chiama questa cosa che ho fatto. E allora sai che ti dico? Sai che ti dico? Io mi trovo qua direttamente. Che cavolo me ne frega. Ok, quasi quando ci sarà da uccidere gente. C'è una bellissima discesa. Acqua. Quello cos'è? Un coccodrillo. Aiuto. Coccodrillo. Devo riuscire a scappare velocemente da questo coccodrillo. Ok. Coccodrillo. Cioè, in questo posto al chiuso c'è qualsiasi cosa. Ora io abbasserò questa leva e succederà una catastrofe. Non è successo nulla. Io ora devo rituffarmi dove c'è il coccodrillo, giusto?
Non è che si è abbassata la... Ah, si è tolta l'acqua, quindi il coccodrillo è morto? Potrebbe. Sì, lei non gli spara, quindi è morto. No, è vivo, perfettamente vivo. Però posso sparare, se non mi uccide posso sparare. Ok, l'ho ucciso, ma sono morto, tipo, perfettamente. Non male che avevamo questo. Ok, abbiamo ucciso un coccodrillo, colpi di pistola. Di qua. Boh, chissà. Non muoio senza acqua. Comunque, a me Zar la connessione mi manda a scatti il tuo video. Mi dispiace. Ah, qui c'è una scala. No, io non ho problemi di streaming. No, sto facendo tranquillamente lo stream senza avere crolli di nulla, quindi, cioè, capita che magari il problema lo dà a me, ma stavolta non sono io. Mi dispiace il popotto. Ok, dove siamo? Dove siamo? Che manicomio. Ok. Io salverei. Allora, direi che dobbiamo andare là senza morire. E invece siamo morti. C'è un pipistrello, ho sentito. Lo sento. Dove sei? Fatti vivo. Fatti vivo. Dov'è? Sta buggando, ce n'è più di uno, si stanno buggando soli. Eccoli, eccoli, eccoli. È morto, è morto. È il pipistrello, è morto. Leva. Tieni ancora il Thor. Proprio lui. Attenzione, Thor, signore. Ok, hai ucciso il pipistrello. Lì c'è un altro pipistrello comunque. Lì su. Allora, Thor si è aperto lì sopra. Io come ci vado? Non lo so come ci vado. Come ci dovrei arrivare da Thor là sopra? Sinceramente non ne ho idea. Lì c'è qualcosa che io voglio prendere. Questo è effettivamente chiusa ed è Atlas. Qui c'è una leva che dobbiamo prendere necessariamente. Cosa aperto? Non l'ho visto. Chiudiamo. Riapriamo. Non me l'ha fatto vedere. Cosa ha aperto? Atlas ha aperto? Ah, è un medkit comunque questa cosa che era qui. Allora,
La torre è lì sotto. E Atlas è lì sopra. Allora, vediamo se è aperto Atlas. Andiamo da Atlas prima che è sopra. Lo vedo pensieroso. Sì, perché. No, questo è rimasto chiuso. Perché non vedo quello che faccio. Che sta succedendo. Quindi sono così alla scoperta. Poi c'è un pipistrello. Sì, l'ho visto, però non mi sta attaccando. Quindi lo lascerei in pace fin quando non rompe le scatole. Allora, io ora come faccio ad andare giù senza morire? Così, vediamo che succede. Eh sì, sto provando ad andare alla torre. Ecco, di qua dovrebbe essere. Torre. Non mi piace. Cos'è quella cosa? Ci sarà un passaggio? Sì, penso di sì. Intanto salviamo. Così nel dubbio, salviamo. Allora. Ok. Ora vediamo che succede. Ah, esatto. Cos'è quella cosa? Cos'è? Mi farà male, io me lo sento. È una cosa che fa male. Ragazzi, ma poi guardate che grafica, signori. È tipo un sistema di allarme. Esatto. Un antifurto. Ah, mi ha tipo macinato. Mi ha tipo. Non è bello. Mamma mia, cioè l'ho schivato tipo per niente. L'ho schivato per niente. Ragazzi, ma erano veramente così cruenti i giochi all'epoca? Allora. Ora, tipo, secondo lei io dovrei riuscire ad andare lì su? Sì, penso di sì. Eh sì, penso che è proprio di sì, che dovevo salire sul martello. Devo riuscirci però, perché come ben sai, io ho una certa manualità nel non riuscire a fare le cose. Allora, vola! Aggrappiti! No, devo prendere la rincorsa. Ah, ma posso spostarlo? Posso spostare il masso? Giustamente. Ma io non è che ci penso. Guarda, guardalo. No, secondo me non lo sposta. Beh, ci proviamo. Però potrebbe essere che lo sposta. Sì, lo sposta. Credibile. Le mille cose che può fare Lara. Allora devi spostare verso il martello. Spostalo. Bravissima. Bravissima. Ma io dopo. No, devo fare proprio toccare col martello per forza. Ok. Ok. E ora? Non ci arrivo. E concluso niente. Scusa, lo sposto verso di là direttamente. Allora, scusami. Lo sposto verso di là. Ma quindi Thor, il martello e i fulmini non sono casuali. Pensavo fossi ironico. No, no, non sono ironico per niente. Perché sarà qualcosa relativo alle divinità. Che lui ce l'ha detto, ma noi abbiamo usato il filmato che peraltro era in inglese. Quindi, figurati. No, no, era proprio Thor. Sarà la tomba di Thor. Ok, allora siamo arrivati qui su e sali dalla parte del manico. Dalla parte del manico, io sono dall'altra parte completamente. No, stai fermala, Lara, stai ferma. Esatto. Io sono completamente dall'altra parte rispetto al manico. Dovevamo spingere qualcosa di là perché c'è un medikit che io voglio prendere e che già sto crepando. Quindi rispingiamo quella dalla guarda. Ma il pupotto alla guida del gioco secondo me sì, e sarebbe. Ah! Ma sono morta! Come ho fatto? Come ho fatto a morire? Carichiamo il gioco. Dove eravamo quando ho salvato? Dove eravamo? Quassù? Ma avevo fatto un save state da qualche parte, per forza.
Bello. Ah sì, dentro torre avevo fatto il save state. Fulmini e tuoni. Vediamo se c'erano i tasti tipo per fare questo. Eh no, mi sa che è peggio. Sono morto, lo facciamo così. Bello, queste cose volevamo sapere, il pupotto proprio era quello che ci interessava, che tu ti trovavi in bagno, era proprio quello che desideravamo sapere tutti noi. Guarda, guarda come glitcha quando piglia la scossa. Allora io devo passare di qua e poi scappare? No, devo attivarlo. E poi scappare. Ok, però certo dovevo attivare io, pazzesco. Sì. Secondo è che ho tipo... Allora, spostiamo sto coso. Sposta di blocco. Ok. E torna, non ti devi aggrappare, devi spostare. No, devi spostare. Aggrappa di fratello. Ok. No, no. Ho sbagliato di nuovo. Sbagliato di nuovo. Niente, non potrò prendere quel medikit. Ma lei non si aggrappa qui. Come la risolvo sta cosa ora? Ah, carico lo state perché non devo fare questo errore, che se faccio questo errore non concludo nulla. Fatto belli i soliti glitch grafici che ci piacciono a noi. Ah. No, non è stato, non sono stato sufficiente sotto il mortello, rischio morte. Ora. Dai. Devo starci di più. Allora, intanto ricarichiamo, così ho più vita, forse, ma secondo me no. Un colpo me lo devo prendere per forza di fulmine, inevitabile. Poi devo stare qua, aspettare che quello sta per crollare e spostarmi. Ok, dai, l'ho evitato stavolta. Ok. Allora, io devo riuscire a spostare quel blocco di lì senza portarlo in avanti, perché se no non lo posso spostare più. Quindi intanto salverò appena arrivo col blocco lì, così non devo più rischiare i fulmini di torre e compagnia bella. Ok, è arrivato, sì, è arrivato, perfetto. Aggrappati, ok. Ora facciamo un bel save state. Vai, la pausa è sempre così. Quando vado in pausa, i glitch sono di casa. Aggrappati di là, ok, scendiamo di qua. E spingiamo. Ok, perfetto, questo volevo fare. No.
Sì, vabbè, ma stiamo parlando che ancora oggi la computer grafica ha problemi in tal senso. Figurati nel 1996, cioè ci sono momenti in cui posso anche non vedermi, cioè mi metto talmente bene che vengo risucchiata, beh, qua, cioè guarda, vengo risucchiata completamente dagli ambienti circostanti, ma ci può anche stare. Questo mi aggiova parecchio. Salviamo. Mamma mia, ragazzi, proprio il glitch che mezzi bastano. Ok, allora dicevamo, devo arrivare lì su. Come ci arrivo lì su senza morire 6.000 volte? Sarà impossibile, ci proviamo. Morto. Fatto anche proprio, sai, il rumore delle ossa che si rompono. Bello, però avevo salvato. Carica. Ok, vediamo se ci riusciamo. Esatto, questo volevamo. Brava Lara. Salviamo. Sono scomparsi i glitch. No, ma come? Mi stanno piacendo, mi stanno simpatici. Cos'è quello? Una chiave. Ottimo. E ora che ho preso questa chiave? Cioè, sono arrivato qui su per prendere la chiave. Non sono io, macabro, è il gioco che ha fatto questo effetto, non l'hai sentito? Sentito. Ok, adesso sono io qua su. Devo ripassare lì dai fulmini di Thor. Ma devo intanto non morire, cosa non facile. Troppo lontano, morto. E non avevo salvato. E non avevo salvato. No, avevo salvato. Sì, avevo salvato. Dopo la morte. Carica. Prendiamo la chiave. Cosa sincero no? Ce l'ho fatta. Onest. Ma cosa? Ok. Allora, vediamo un po' in giro qui se c'è qualcosa che mi sono perso. Ora io per andare nella stanza dei fulmini devo prima di tutto salvare. Seconda cosa. Seconda cosa, ma cosa non pensi? Seconda cosa comunque è riferito al rumore delle ossa di Lara. Che fanno cric crack. Ma di fare l'hanno fatto. Allora, stavo dicendo, devo curarmi perché i fulmini mi uccideranno, quindi ci curiamo e proviamo a non farci uccidere. Ok, un colpo l'abbiamo fatto. E ora che io ho recuperato questa chiave e sono qui, che cosa devo fare? Lì c'è un medkit. Lì c'è una porta che io ho aperto. Damocle. Quello della spada. Avevi detto non si è sentito il rumore rosso. Io ti ho risposto. Ah! Ma c'è stato! C'è stato, ti giuro che c'è stato. Ti giuro che c'è stato. Io vorrei capire questa chiave a che serve. Morto. Di nuovo. Tanto con qualcuno. Cioè, sono morto per la caduta, ma qualcuno mi ha sparato. Sì, basta. Abbiamo capito tutta questa rabbia. Ora sono di nuovo lì. Devo passare da Thor e non mi sono curato. Mi curo. Ok. No, mi ha ucciso già.
Mi faccio uccidere a sto punto. Basta. Carica. Curiamoci. Niente, è impossibile evitarlo. Ci sarà un modo che io non so, ovviamente. Allora, stavo dicendo, se io voglio andare da Damocle senza suicidarmi, come si fa? Devo saltare di là. Quindi così. Ah, c'è, ok, ok. Ma c'è qualcuno che mi spara ugualmente? Intanto ce ne freghiamo e andiamo da Damocle. Che tanto verremmo uccisi per altri motivi, sicuramente. Guarda quante spade lì su. Ce n'è anche una sopra di me, peraltro. La famosa spada di Damocle. Come si farà a non morire, secondo voi? Cioè, per adesso non stanno cadendo. Però, tipo, secondo me era morte subitanea. La famosa morte subitanea. Qui non ci passa, vero, Lara? Figurati, non è che... Dai che ci passi. Dai che ci passi. C'è passata. Salvo. Volevo salvare. Ma siccome ho perso un sacco di vita... lì c'è una porta chiusa. Come ho perso un sacco di vita, non volevo salvare. Perché ho detto, poi in teoria non cadono. Ah, perché dici la spada di Damocle non cade. Ho aperto una porta con un'altra chiave. Buono. Ma al ritorno le spade cadono sicuro, me lo sento. Intanto salviamo che abbiamo preso un'altra chiave. Ma poi sto... vediamo. Vediamo se... Io sto guardando se per caso c'è una cosa in giro, visto che segreti non ne troviamo mai, magari qualche volta, ma figurati, figurati. Nel dubbio salva, sì, sì. Ora ho salvato, vediamo. Però vedi, si stanno muovendo! Allora, voi vi rendete conto di quello che è successo? Non solo si è mossa la spada, è caduta... Se cadono giuro che ti faccio una donazione di 1000 euro, forza! Forza, forza! C'è la prova! Forza, sto aspettando! Cioè, non solo è caduta la spada, è caduta pure male. E ora? Vabbè, ho una dotazione di 1000 euro, ma di cosa mi preoccupo? Di cosa mi preoccupo? Allora, facciamo così. Io tento di scappare e evitarle. È impossibile, ma ci provo. Verrò ucciso, tanto ho salvato. Vediamo. Già mi ha preso una, manco il tempo, ragazzi. Come si fa? Lara, sblocchiti. Qui non si passa. Ne è caduta un'altra. Ne è caduta un'altra ancora. Ok. Comunque mi appella al fatto di dire se cadono, se rimane una ancora. Appena posso salvarmi. Non ho capito. Mi appella al fatto di dire se cadono, se rimane un'ancora appena. Non ho capito quello che vuoi dire. Non ho capito. Però vabbè. Ti stai evitando la donazione. Ho capito, va bene, bravo. È tutto scritto, guarda, eh. Non si scappa le cose scritte. E tu stai scappando.
Io volevo prendere il medikit di su, però mi sa che non si può. Vediamo. Dai, dai, aggrappati. Aggrappati. Si è aggrappato, perfetto. Quando meno te l'aspetti arriva la donazione di 1000 euro. Buono, buono, mi piace. Allora, io mi devo curare perché c'è il tizio che spara in giro. Una cena a base di pesce, 1000 euro. Va bene che pesce può essere raffinato, però. Allora. Aia! Questo è lo stesso tizio che scappava prima, secondo voi? Perché mi sta per uccidere. È scappato di nuovo. Ma poi si volatilizzano. Si volatilizzano. Io vorrei capire questi. Ho questo debito, lo so, lo so. Allora, possiamo leve. L'ho seguito. Ah, si è aperto Atlas. Ma quello è scappato. Io lo potevo seguire. Non c'è più. È andato verso di qua e non c'è più nulla. Allora, intanto qui c'era un medkit che io prenderei. C'era, l'ho visto. Giuro che l'ho visto. Non c'è, me lo sono sognato. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia, ragazzi. Ma io l'ho visto. Ma questo si sposta, ragazzi. Si sposta o si apre con qualche cosa. Allora. Dobbiamo riuscire in qualche modo, non so quale, ad andare da Atlas. Perché ora l'abbiamo aperto. Penso che se faccio qui forse riesco a saltarci sopra. Vediamo. Ok, sono riuscito a saltare. Ma sto imparando piano piano. Pipistrello, l'ho sentito. Dove sei? Mi devo curare comunque di nuovo. Non ho quelli grandi. Bene, ne ho solo uno per ora. Pipistrello. Ok. Vediamo se riesco a non morire e saltare di là. La vedo veramente difficile. Ci proviamo, ma. Ok, buono. Siamo riusciti ad aggrapparci. Che poi era dove volevo andare io, perché qui c'è una leva che ha aperto Nettuno. Quindi ci sono ancora Nettuno e Atlas. Io Atlas non so che cos'è. Lo cerchiamo? Atlas Divinità. Atlas Divinità è un personaggio figlio del titano. Non si sa. Figlio del titano Giapeto e di Climene. Oppure, secondo il Saltarello, sarebbe figlio di Zeus o Urano. Atlante. Ma no, Atlante. Io Atlas ho cercato, no, Atlante. Ah, sarà lui. Mamma mia, che stupido. Ah, è Atlante. È quello che sorregge il mondo sulle spalle. E quindi? Cosa troveremo? Yoshinero, vai da Nettuno. E ora ci andiamo a Nettuno. E poi quando arrivo dicevo, c'è qualcuno? No, Nettuno. Come sto ridendo? Sto ridendo da solo. Facciamo queste cose così, facciamo parlare la gente. Tanto per parlare. Vai, bravo, seguiamo Yoshi. No, dovevo alzarla. No, dovevo abbassarla, giusto. Allora, dov'è Nettuno? Io ci vado, ma dov'è? Io ci vado, ma dov'è? Sarà sopra, devo trovare un modo per salire su. Allora. Sto imparando a fare cose, ragazzi, veramente. Che skill. Vediamo
Vediamo, andiamo di qua. No! Male, male, morto. Aia, quando ho salvato. Male, malissimo, malissimissimo, malissimissimo, malissimo. Ecco, mi sono preso pure un nabbo. Carica. Dove ho caricato ora? Dove sono? Ah, da ancora non c'era il tizio che sparava. Buono. Allora per adesso lo evito il tizio che spara. Ma quale è qui? E sono caduto di nuovo e sono morto su di lui. Non ho concluso nulla. Sto andando a fare cose e poi muoio, vero? Allora. Esatto. Esatto, è proprio così. Me lo sono meritato il nabbo, dai. Dai! Senti, uccidimi. Oh! Carica gioco. Ai ai, che vita. Facciamo così. La lascio scritta per non dirla. Ok. Azda, proprio così. Cosa a caso. Allora, vediamo se io ora tipo senza... faccio così. No, comunque muoio. Però stavolta gli spara sto coso qua. È morta. Io come ho fatto prima a non morire illuminati? Ah, ma se io vado di qua riesco a saltare senza rischiare la morte. Quello mi sparerà, però non rischio la morte. Invece sì, perché sono suicidato senza... Così, fa molto tipo COD, quando uno spara un centimetro all'altro e non muore mai nessuno. Poi esce, arriva quello col coltello, arriva Cospinol col coltello ed è la fine. Allora, carica gioco, ce la possiamo fare, me lo sento. Prima di tutto io voglio andare ad aprire Nettuno, poi facciamo tutto il resto. Uccidiamo il tipo, facciamo tutto quello che ci vogliamo fare. Proprio il tipo è... Aia, basta! Fammi aprire Nettuno. Intanto non so manco dov'è. Lo lascio scritto per non armadillo, esatto. Ah, ok, abbiamo abbassato sto Nettuno, ok. Ma non ho vita, non ho vita per fare questa cosa. Devo riuscire ad arrivare da questo tipo senza farmi uccidere, che non è facile. Allora, se io cado qui adesso, non perdo tanta vita, quindi posso lottare. E dai! Ma se ora prendo il fucile e gli sparo un colpo col fucile a pompa, lui non si fa più molto più male? È scomparso comunque. Cioè, ragazzi, è scomparso di nuovo. Cioè, scompare questo tizio. Comunque, l'avete visti che qui, come ve li indico, dove sono qui adesso. Ora voi guardate, io sono in questo punto. Ora io mi allontano piano piano. E voi guardate a me in quel punto. Come si vedranno degli oggetti. Guarda, guarda, guarda lì, guarda lì. Sono lì. Quindi vuol dire che si apriranno in qualche modo, abbassando leve o sbloccando qualche cosa. Però U l'ha fatto leggere. Ha fatto leggere Udo Orlando, poi l'ha cancellato perché ci sono troppi caps. Però l'ha fatto leggere. Dai, apriti, porta. Io lo so che qua dietro c'è qualcosa, perché si vede nel gioco, glitch, bugli, fai tutte cose tu. Pesante, sì, pesantissimo. Siamo tutti d'accordo su questo. Devo riaprire ancora Nettuno che non l'ho aperto. Come si salta qua?
I pipistrelli sono ancora qui, giustamente non li avevo uccisi, quindi li dobbiamo uccidere adesso. Cosa devo fare? Saltare senza uccidere, senza cadere, senza morire. Allora, ok, abbassiamo questo Nettuno, che ancora non l'abbiamo abbassato alla fine. E salvo poi, ragazzi, così già un passo in avanti è stato fatto. Ok, salviamo. Salviamo. È una batcaverna. È vero, è una batcaverna. È pieno. Ok, questo lei riesce a fare salti allucinanti. A volte non riesce a fare cose semplicissime, poi si ritrova a fare salti che veramente... Aggrappiti, sorella. Ok, qui c'era Thor. Ora noi dobbiamo andare da Nettuno o da Atlas, giusto? Allora, lì c'è qualcosa lì? Vediamo un po'. C'è una leva? No, non è una leva quella. Allora, lì c'è un medkit. No, c'è dei proiettili. Potrei andare a prenderli. Mi faccio un altro giretto. Vabbè, li vado a prendere. Mi farò male sicuro. Però ci proviamo. No, non si è fatta male, Lara. Ogni tanto mi stupisci. Pipistrelli! Aiuto, no! Abbiamo ucciso leoni, dinosauri giganti e poi ci sono i pipistrelli. Vabbè. Prendiamo questi proiettili. E salviamo di nuovo. Sì, salviamo di nuovo. Direi di sì. Non ci arriverà mai. Vediamo. C'è arrivata. Ok. Brava. Di qui c'era qualcosa che poteva valere la pena guardare per non dover ritornare. No, perché quella cosa non si è aperta al solito, quindi per adesso niente. Per adesso niente. Bisogna andare di là. Ok. Ok. Ma che è sta storia che non posso inviare le immagini in chat? Non lo so, non so come funziona, non so se decido io o no, non lo so. C'è un pipistrello lì su, ragazzi, l'ho visto. Guardatelo, è lì, davanti ai nostri occhi. E lasciamo stare lì. No, non no, so come funziona la chat di Twitch. Non mi sono informato più di tanto. Dovevo mandare Angry Zar. Mi documenterò su come fare. Se e come creare sticker. Se è una cosa fattibile. Ok, piano piano stiamo risalendo. La china. Dovremmo essere arrivati da Atlas. Pipistrelli. Ok. Ok. Non cadere.
Ok, Atlas, e quindi ci aspetta un altro puzzle slash morte, noi ci curiamo. Salviamo. E ci avviamo verso il suicidio. Perché a quanto è quotato che io muoio? Niente, cioè ormai muoio sempre, quindi voglio dire. Atlante. Ah, un gorilla c'è. Beh, non puoi essere ancora vivo. Ok. Basta? No, manco lo dico, basta. Comunque c'è niente qua, c'è una griglia ed è chiuso. No, non c'è niente. Le cartucce di gomma, sì. Ah, qui c'è un pulsante. Salviamo. Sì, te l'ho detto, Dolan, è come quando giochi a COD con Cospinol. Che tu gli spari infinite volte, provi a shottarlo, lui si avvicina col coltello. Con rabbia. Allora, analizziamo la situazione. Qui si è chiuso. Qua sotto c'è un medkit e una palla, e da quella parte c'è una palla rotolante. Urla in maiuscolo grassetto. Mannaggia Cospinol. Allora, c'è una palla rotolante lì. Se io vado verso quella palla rotolante, mi uccide. Proviamo. Facciamo un save state. Facciamo un save state. Save state. Slot 1, facciamo anche il salvataggio, vero? Così non perdiamo ulteriore tempo. Vediamo che succede. Togliamo le pistole. Andiamo. L'avevo detto. Però l'ho saltata. Ma non va più di là di qua. Non ci va più là. La grada destra è da dove sono venuto. La grada destra, io sono venuto da. Si è riaperta ora che è caduta la palla. Però io devo venire qua a prendere questo. Ah, quindi dovevo farla cadere la palla, semplicemente, se no non potevo andare avanti. Ma attenzione, perché qua. E quindi. Ah, era il famoso mondo di Atlante quello. Ma non c'era nessuna chiave, niente di segreto. Mi pare strano. C'è qualcosa qua. Ah, c'è qualcosa qua, c'è qualcosa qua. Pitto! Per colpa tua finirò sveglio fino alle 4 anch'io con il retro gaming, Pitto. Posso chiederti un favore? Mettimi un bellissimo cuoricino. Qui dove c'è il in basso alla mia cosa, così mi spunta che mi segui. Che è bellissima questa cosa, sono contentissimo. E poi rimane anche nel video, rimarrai per sempre nei secoli. Ho solo il 2 di Tomb Raider. Ma questo io l'ho pagato veramente poco. Grazie, grazie Pitto. Grazie, veramente. Parlavo. Non lo so. No, non è Pietro IGV quello che ho conosciuto, Dolland. È l'animatore multimediale di Vaia Samuele 2018. Certo. È anche 2019 in realtà. Parlavo di te, Pitto. Poco. Non ho più l'età per saper usare Twitch, perché voglio dire, un anno più di me. No, parlavo di te perché dicevo sarebbe bello avere. Tra l'altro, siete tutti e due qui, Dolland e Pitto in cabina suono. Perché veramente. Sarebbe una stagione facile. Ma al di là di una stagione, in generale, nella vita, se io dovessi fare uno spettacolo, vorrei voi due in cabina con me. Perché un multimediale come Pitto non esiste. È Dolland, lo conosciamo tutti. E parlavo proprio di te. Il fatto che mi stai seguendo. Cioè, sono contento. Sì, gioca, fai tutta la notte retro gaming perché è veramente divertente. Io mi sto scippando la testa con questo Tomb Raider. Perché poi non vedo cose tipo questo coso qui adesso. Ed è bellissimo. Mi stupiva che quel Pietro IGV conoscesse Tomb Raider 1. Eh sì, perché quello che conosci tu è un po' piccolino. Come va lì su in Lombardia, Pitto? Perché non arrivano notizie belle qui. Perché qui al sud stiamo tutti più o meno bene. Lì invece è un po' più. Ah, qui ho trovato la chiave. Lì è un po' più complessa la situazione, so. Tant'è che mia madre e mia sorella sono scese perché la situazione era. Ma loro veramente inizio febbraio sono scese. Lì come sta andando? Ho visto che avete fatto un bellissimo progetto.
di spettacolistica a porte chiuse e ho visto che Alfa Charlie se ne occupava delle riprese, credo. Allora, abbiamo preso la chiave, siamo sopravvissuti al bondo qua di Atlante che ci schiacciava. Ok, possiamo andare verso Nettuno. Allora, salviamo. Salviamo, direi di sì. Qui ormai riapre tutto, io sono in giro da 3 settimane ormai, la settimana prossima torno a fare dei set, quindi bene, ah, meno male, meno male. Speriamo che comunque non si aggravi la situazione del virus, però il fatto che state lavorando non è una gran cosa, anche perché che palle. Sì, io diciamo che ho ripiegato su Twitch perché non c'era molto da fare. Quindi usciamo la birra. Brava Rica, è proprio lui, è proprio il pitto. Però su Twitch non si può bere, non si può bere, quindi non usciamo proprio niente. Però Pitto, in tuo onore, poi ti mando un messaggio privato perché non le posso dire queste cose in diretta, però va bene così, però va bene così. Allora, dobbiamo trovare la porta di Nettuno, che è l'ultimo che ci è rimasto ed era probabilmente verso l'inizio. Vediamo se riusciamo a trovarlo senza morire, perché comunque quello è il punto cruciale. Lì c'è un pipistrello, ma neanche sia analcolica. Dicevi questo qui? non lo so, non lo so, non lo so. Non rischierei. Allora, intanto stiamo riuscendo ad andare avanti, che è la cosa più importante di tutte. Pipistrella! Bello che poi io li sento, non è che li vedo. Li sento e basta. Poi Lara inizia a sparare. Proprio lui. Lo so, lo so. Allora, Nettuno. Ma tu non bevi birra, sarà lancia. Sarà lancia, certo. Ah, Nettuno è lì su. Se cado ora mi faccio seriamente male. L'ho vista brutta, fatemi salvare, ragazzi. Fatemi salvare. Comunque, ormai, allora, non lo dico perché poi se lo dico succede la catastrofe. Devo finirlo questo livello, anche se mancano 10 minuti. Pipistrello, dove sei? Ti sento o non ti vedo? Siete 3, 4, 5, 6, 600. Ok. Salto, save, salto, sì. Ora creo uno script che mi. Tra l'altro ci sono gli hotkey per salvare, ma io non riesco. Perché comunque è in emulazione su MS-DOS. Giustamente. A proposito di occhiolini, questo è il momento in cui il chat si dovrebbe poter mandare immagini. Sicuramente, ma non. Quello. Mi documenterò e vi farò sapere. No! Mamma mia, stavo sbagliando. Stavo sbagliando. Stavo cadendo veramente. Nettuno è il dio del mare, giusto? Quindi mi aspetto acqua, coccodrilli, cose del genere. Mi aspetto male comunque. L'acqua c'è. L'acqua c'è. Fin qui tutto regolare. Gente da uccidere? No. Qui c'è un angolo buio. E lì c'è una. Qualcosa che si aprirà, perché è evidente che si aprirà una volta che io mi tufferò e dovrò fare qualcosa. Quindi salviamo e ci tuffiamo, vediamo che cosa succede. No, che c'entra i dettagli level? Aspetta, i dettagli level mapping è normal. Se faccio normal migliora? Ma che? Ma non c'è Nettuno. Nettuno intendi il dio o nel fatto che non c'è nessuno? E quando. Niente, questa battuta penso che torno a studiare. Sì, era quella. Vabbè, è il pupotto, però ci sta, però ci sta. Allora, vediamo, ci tuffiamo, vediamo che succede. Olè! Ah, proprio! Verso l'infinito e oltre c'è una grata. Io vado di qua e c'è un'altra grata chiusa. Perfetto. E quindi? Salire non si può salire. Ah no, qui. Ma perché sono ben nascoste? Aspettate fermi tutti, aspettate fermi tutti. Ok. Ciao, aspettate fermi tutti. Ho aperto qualcosa. Devo sbrigarmi. La chiave! La chiave! La quarta chiave! Dai, dai! Cerchiamo di non morire. E ora secondo voi mi fa risalire da lì? Sì, penso di sì, perché si sarà bloccato qualche cosa. Ok, si è bloccato. Vai! Verso l'infinito e oltre, Lara! Verso l'infinito e oltre, Lara!
Dai, 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 dai. Ce l'ha fatta, ce l'ha fatta. Ce l'ha fatta. Ora ho quattro chiavi. Per fare cosa? Ho quattro chiavi per fare cosa? Le quattro chiavi a cosa servono? Cuoricino non si può mettere, non c'è la GIF del cuoricino? Secondo me sì, intanto salviamo. Salviamo. Così. Allora, le chiavi. Le chiavi. Dove vanno le chiavi? Ah, c'è il cuoricino, vedi, è proprio fatto, l'ha messo il cuoricino. Allora, io devo capire cosa me ne faccio delle chiavi, perché... Ah! In fondo c'erano... In fondo c'erano le spade, che probabilmente... Ora devo riuscire ad arrivare lì sotto senza morire. Ti pare? Ti pare? Devo arrivare lì sotto senza morire, perché... Ci sono... Sì, ci sono le spade lì in basso. Forse Yoshi ne vuole un cuore speciale. Che ne so. L'avete visto che ci sono i lupi lì sotto? Allora non si sa dove sono usciti. Vediamo se me li fa vedere. Vediamo se me li fa vedere, perché prima io li ho visti, quindi ci aspettano dei bellissimi lupi. Guardateli. Guarda, guarda lì. Si muovono, si muovono. Ok. Prepariamoci a questi lupi. Dai, dai, dai. Oltre ogni previsione questo livello. Ok. Non è per niente facile comunque riuscire ad andare avanti. Proprio è scomodo. Ora io come scendo? Vediamo. Mi butto in questo buco. Sì, mi butto in questo buco. Poi. Poi, come scendo senza farmi troppo male? Allora, di lì potrei andare di lì, perfetto. Allora, per andare di lì si va qua. Ok. Zar for president addirittura. Ti sei perso tutto. Ciao Gabriele. Ti sei perso una strana coincidenza. Cioè io che riesco a passare dei livelli senza morire molteplici. Non è vero, sono morto molteplici volte. Però ho capito cosa devo fare. E ora siamo. Quelli non sono lupi, sono leoni. Da come ruggiscono. Sono leoni. Devo riuscire ad aprire quelle porte senza farmi mangiare dai leoni. Non sarà facilissimo, però ci proviamo. Devo riuscire intanto a scendere senza perdere tutta la vita possibile. Quindi saltiamo di qua. Ci sono ancora pipistrelli comunque, vabbè, ma il nostro problema adesso è i leoni. Quindi vediamo se riusciamo a uccidere i leoni. Ok, secondo voi riesco a sparargli da qui? Potrebbe essere un'ottima cosa. Ma che, non spara un gran fico secco. Allora, chiudiamo le pistole e cerchiamo di saltare di là. Ok. Sì, il punto dovrebbe essere questo, quello per scendere senza morire è questo il punto. Se riuscissi a spararli da su sarebbe ottimo. Ma ci saranno livelli all'aperto? Boh, che ne so, ci stiamo giocando, lo scopriremo. Non me lo ricordo, proprio... Ah, guarda, li sparo anche da qui, che bello, non posso sopravvivere. Mi sa molto come il dinosauro che abbiamo aspettato 20 anni. Sul 2 sì. Qui non saprei. Eh sì, controlleremo. Però se ho ucciso un T-Rex, infatti ho ucciso un T-Rex, penso che i leoni, uno è morto.
L'altro? L'altro è ancora lì, perfettamente. L'altro è ancora perfettamente lì. Credo sia morto. No, non è morto per niente. Ma è tipo lì buggatissimo. È morto. Possiamo scendere con molta calma. Lì non si è aperta comunque la porta, eh. Io non sono riuscito ad aprire questa porta, che è evidente che c'è qualcosa dentro, ma non sono riuscito ad aprirlo. Posso provare a spingere questa. No, perché se io premo non fa niente. Cioè, se io premo il tasto azione non fa niente. Se io premo il tasto azione non fa niente. Però forse qui. No, qui c'è l'ingresso delle chiavi. Delle quattro chiavi. Quindi quella lì non sono riuscito ad aprirla. Però vabbè, mettiamo le chiavi intanto. Neptune, ma che ne so qual è? Non è questa, sì, ma le posso mettere in ordine sparso. Va bene. E la prima è andata. E la seconda è andata. Andiamo a mettere la terza. E la terza è andata. E andiamo con la quarta. Chiave di Tor. Si è aperto qualcosa. Vediamo se per caso si è aperto anche lì in fondo, ma penso di no. Sperato fino alla fine che si aprisse in qualche modo, invece non ho trovato io il modo di far aprire questa cosa. Una volta finito all'1 andiamo al 2. No, sì, molto probabile, anche se avevamo fatto altre proposte per quanto riguarda il retro gaming. Sicuramente faremo una parentesi Prince of Persia, che tanto dura 60 minuti, perché io mi ricordo che il gioco, quando tu lo inizi, ti dice 60 minuti left, quindi più di un tot non può durare, per quanto puoi essere scarso come me che moriremo 1.000 volte, però diciamo che è quello. Olè, ragazzi, finito San Francis Folly 21 kill, pick up 10, segreti 0 su 4, 50 minuti per fare un livello. Assassins, sta uscendo quello nuovo. Assassin's sta uscendo quello nuovo e sicuramente faremo quello nuovo, quello sicuro. Quelli vecchi ci possiamo pensare, faccio un save state un paio di volte, non si sa mai. Detto questo, signori, signori, io tornerei qui perché sì, mi metto già la musichetta di sotto. Devo ringraziare tutti quelli che si sono iscritti mentre io ero offline, che sono un bel po', che sono venuti qua a commentare. Gamer9200, Tuccerina1506, SimmaCC Racing, Yoshiner 4. È un appunto col 4 e con lo 0 finale. Race 4 e Pitto91. Grazie Pitto, se ci sei ancora, anche se non ci sei. Tanto questa live, come tutte le altre, le trovate su YouTube nel canale Fuori Controller, che trovate qui sotto in descrizione, spammato dal bot. Grande Pitto. Io sono arrivato alla fine di questa live, che è stata stancante, ma è stata molto bella. Siamo riusciti a finire un altro livello. Due livelli abbiamo finito oggi, ragazzi, che non è poco. Quindi io vi ricordo gli appuntamenti. Gli appuntamenti di questa settimana sono sempre gli stessi, quindi ci vediamo martedì con Ori and the Will of the Wisps, continueremo la storia, e giovedì col Sim Racing. Col Sim Racing non so ancora se c'è. Ciao, aspettate, fermi tutti. Non so ancora se ci sarà Dolando. È qui, potrebbe risponderci lui in diretta. Vediamo, lo aspettiamo, ma magari anche la sua connessione fa un po' cilecca, come sanno tutti. Quindi potremmo scoprire. Dolando può essere che ci sarà Dolando. Non è che non può essere, può essere. Porta le noccioline, dice il pupotto. Sappilo. Sì. Dolland dovresti. Però ragazzi, Dolland è sempre più vicino a un computer. Quindi forse riusciremo a fare qualcosa di grande. E niente, grazie a tutti per essere stati qui stasera. Grazie della compagnia. Me ne ricorderò. Dolland non si ricorda niente. Potremmo dirglielo a Google di ricordartelo. Va bene ragazzi, io vi saluto e ci vediamo martedì. Ciao a tutti.